da alcuni anni a Milano la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, propone sempre di più gli abbinamenti con l'enogastronomia. Quest'anno poi, in occasione dell'Expo, è tutto quanto un fiorire di proposte gastronomiche che interessano non solo le regioni italiane, ma anche gli stati esteri e addirittura i tour operator. Guido Stanna, Sette Mari, tour operator torinese piemontese, gli italiani continuano sempre ad andare in giro anche all'estero. Sì, la vacanza è un must, quindi chiaramente con Sette Mari si può andare in tutto il Mediterraneo, Spagna, Grecia, Tunisia, Mar Rosso, quindi offriamo una vacanza italiana all'estero. E i prezzi quest'anno come sono? Non hanno subito, diciamo, particolari aumenti, quindi siamo a livelli del 2014. Emilio Franzosi, direttore dell'Agenzia di Promozione Turistica della Liguria. Liguria vuol dire turismo, ma vuol dire anche gastronomia sempre di più. Ma certamente la nostra è una gastronomia particolare, una gastronomia molto legata a quella che è comunemente denominata la dieta mediterranea, e quindi una gastronomia al passo coi tempi, come si suol dire. Cleo Licalzi, assessore al turismo della Regione Sicilia. La Regione Sicilia non ha bisogno di parlare di turismo perché ha anche fra le altre cose 7 siti UNESCO, però il turismo è sempre più abbinato all'enogastronomia. Noi abbiamo deciso di coniugare il patrimonio UNESCO, i beni culturali, la natura e l'enogastronomia, quindi l'eccellenza della terra, ma anche le dimore storiche, con processi anche di home cooking portato dentro le dimore storiche, che è la seconda casa, con un altro fenomeno che all'interno della Sicilia, messo insieme all'albergo diffuso e alle dimore storiche, costituisce un itinerario straordinario competitivo nei mercati internazionali. Flaminia Santarelli, Agenzia Regionale del Turismo Regione Lazio, anche voi vi state preparando non solo per l'Expo, ma per rilanciare, oltre il turismo, l'enogastronomia. Sì, in occasione di Expo abbiamo selezionato un paniere delle 100 eccellenze del Lazio, tra quello che sono la rappresentatività migliore della regione. E in particolare mi sentirei di lanciare una provocazione sui vini del Lazio, che hanno fatto un percorso di grande risalita di qualità. Parliamo del Cesanese del Piglio, che è l'unico DOCG del Lazio, parliamo di vini dei castelli romani, finalmente di grande qualità, e via di seguito. Con Margherita, responsabile dell'ufficio del turismo della Polonia, parliamo di Expo, parliamo del messaggio che la Polonia vuole dare ai visitatori dell'Expo 2015. Con il padiglione della Polonia, di cui è costruito, sono le cassette delle mele di legno, per cui è una struttura molto leggera, molto moderna, anche per il pensiero, per il percorso che viene costruito, che vuole dare un messaggio che potrebbe essere comparabile a una drammaturgia teatrale. Roberto Polce è un scrittore di guide un po' particolare, le guide non guide. Che cosa racconti sulle tue guide della gente della Polonia? Sì, racconto quando, non tanto per chi vuole fare soltanto il turista, ma chi vuole entrare un po' più dentro il paese, gli racconto, gli do gli elementi per entrare in contatto con le persone. I polacchi sono molto ospitali, quindi qualcuno ti invita a casa, tu sai come comportarti a tavola, queste cose. Sono queste piccole differenze culturali che a volte sono molto importanti, possono dare, possono dare adito a equivoci. Tu sei italiano. Come ti sei innamorato della Polonia? Guarda, ho scritto giusto ieri un pezzo perché mi hanno chiesto di nuovo perché è successo. Non c'è una spiegazione. Arasi, General Manager della TAP Portugal in Italia. Qui alla BIT che cosa avete presentato di nuovo? Allora, di nuovo, infatti, noi abbiamo presentato il quarto volo da Milano per Lisbona. Infatti il Portogallo sta essendo molto ricercato dagli italiani, e nel 2014 abbiamo incrementato il 20%, e quindi un po' nell'onda anche dell'Expo abbiamo messo il quarto volo giornaliero da Milano a Lisbona. Ma il cibo a bordo della TAP Portugal com'è? Sempre con benvenuti, infatti manteniamo i pasti a bordo. Il nostro servizio di business ovviamente ha già ricevuto vari premi, e poi portiamo i nostri passeggeri anche alla destinazione dove la gastronomia è eccellente.